È rientrata a casa la salma di Lorenzo Orsetti, ucciso in Siria mentre combatteva l'ISIS a fianco dei curdi. Ad accoglierlo a Firenze oggi parenti, amici, anche partigiani. C'era il nostro inviato Jacopo Cecconi. Non piangono Alessandro e Annalisa in testa al corteo che riporta a Firenze la salma di loro figlio. Era partito Lorenzo, contro il loro parere, è tornato anche per loro Tekosher, il combattente. Lui avrebbe preferito restare in terra curda anche da morto. Ha dato la vita per questo popolo, poi ne avrebbero fatto una meta di pellegrinaggio, quindi anche per loro sarebbe stato importante. Però poi il babbo ha scoperto una postilla nel testamento, se però i miei insistono rendete la salma. Fa piacere anche a me che sia sepolto a San Miniato, che è un cimitero di persone illustri, lui è stato grande, se lo merita questo. A Rifredi lo accolgono gli amici storici, le nonne, la sorella, il suo cane Orso, altri compagni che con lui hanno combattuto sul campo contro l'ISIS. Quelli italiani proprio 2 giorni fa hanno ottenuto dal Tribunale di Torino di non essere sottoposti per questo motivo a sorveglianza speciale. C'era il rischio che si mettesse una macchia, non soltanto sui caduti come Lorenzo, ma su tutti i caduti di questi anni, che sono migliaia, per aver liberato la Siria dall'ISIS. A 96 anni ha voluto esserci anche Leandro Agresti, l'ultimo fra i partigiani che liberarono Firenze. Lui è un partigiano vero e proprio come sono stato io. Che effetto vi fa questo affetto? Se lo meritava Lorenzo, era così generoso, era bello fuori e dentro.